nello scorso episodio di The Vanishing of Ethan Carter. Basta, dopo la smetto di cantarlo. Sembrerebbero veramente una specie di portali. E infatti, che cacchio è sta roba? Madonna. Oddio, ma che cazzo è il libro, il Necronomicon? Signori miei amanti del paranormale, ben ritrovati su The Vanishing of Ethan Carter. E riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Naturalmente sto registrando di seguito perché sono intrippato da panico. Abbiamo trovato una foto. Ethan, il nonno, penso Travis, che gli abbiamo tagliato le gambe. Quella è sicuramente una bellissima donna, sarà la madre, il babbo e un ciccione. Nonno che è tranquillo, Travis che fa casino, la mamma è fuori come una merda, il papà è triste e lo zio Chad was mean. Uncle Chad was mean. Non capisco cosa intendono per was mean. Quindi ragazzi, questa effettivamente, come avevamo intuito nello scorso episodio, esatto, la casa di Vandergriff è quella che abbiamo stuprato. Ok, Ethan avrà qualcosa di speciale, diciamo così, però i genitori parlano di questo dormiente come una cosa che era preesistente alle azioni e ai pensieri di Ethan, quindi loro già sapevano, già erano fottuti di testa. Non ha colpa il nostro Ethan. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Esatto. Continuano a parlare di sto tizio o di sto coso. Andiamo a vedere di qui. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking. Stanza di Travis. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Ti ha demolito il nonno. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Questo è il padre che parla con Travis. Infatti il papà è triste perché vede che intorno a lui tutti stanno andando a ramengo e forse ha paura anch'esso di finire così. Sicuramente ci sarà finito anche lui. Ok, qua ci dice qualcosa? No, allora saliamo. Cazzo, ci ha chiuso. It's not my fault. Qua dove Ethan scriveva? I didn't mean for any of this to happen. Probabile. Un sacco di libri, sono i suoi libri. Ethan's family blamed him. Home. Whatever it was, he'd accidentally let loose. His family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Lui, cioè noi, Detective Prospero, avendo queste capacità il di fuori del normale, riesce a percepire che c'è qualcosa che è ancora qui, nonostante abbia magari fatto dei bei cagami per quanto riguarda la famiglia Carter, sicuro, poi dopo magari anche altri abitanti. Allora, c'è una bella stradina bassa, c'è una stradina alta là che l'abbiamo vista, che va nel bosco, e c'è quest'altra che va nel bosco. Porca puttana. Cazzo.
answer the questions I ask of you. Domande su di me. Is cheating truly unfair to others? Barrare davvero ingiusto nei confronti degli altri. Senti vincente quando le tue parole causano dolore, ma come faccio a rispondere? Non sto rispondendo. Ami per te o per gli altri? Il tradimento è causato dalla disuguaglianza o dall'ingiustizia? Ammiri i ladri per il loro coraggio e la loro avidità? Credi che vi sia vanagloria? Oddio. Ok, Blair Witch Project, ci siamo. Ragazzi, sto gioco è fenomenale, comunque. Non smetterò mai di sottolinearlo. Fammi leggere, va. Oddio. Giriamolo. Ah, c'era la prima parte. Una bella donna era seduta sulla riva di un fiume. Una strega le si avvicinò e le disse che avrebbe avuto un figlio. La donna cominciò a piangere dalla gioia, ma la gioia si tramutò in paura e non riusciva a smettere di piangere. La paura si tramutò in tristezza e la donna continuava a piangere. Pianse per mesi, a malapena riusciva a dormire, fino a quando non nacque il bambino. Ma il pianto aveva fatto invecchiare la donna, che aveva perso la sua bellezza. Quando divenne abbastanza grande, suo figlio salì sulla montagna per trovare la casa della strega. Le chiese se poteva restituire la bellezza a sua madre. La strega gli fece molte domande. Dopo aver ascoltato le risposte, disse al ragazzo che aveva mentito alla madre riguardo suo figlio. Il ragazzo scomparve e la madre tornò a essere bella come prima. Incredibile. Cioè, sembra una cazzata, ma è fico. Perché ha esaudito il desiderio del figlio, però per farlo ha dovuto far sparire il figlio. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. The wish. Il desiderio. Messaggio della madre di Ethan. Ethan, tesoro, mi dispiace di aver alzato la voce. Voglio che conservi questo messaggio, che lo legga ogni volta che perderò le staffe. Non pensavo davvero a quello che ho detto e so di avere una lingua tagliente. Sei il mio piccolino, il mio tesoro. Devi solo smettere di avere la testa tra le nuvole, ok? Che alla fine magari gli volevano anche bene, che proprio erano fottuti da qualcosa di più grande di loro. Ecco le prime texture non bellissime del gioco. Questo telo. Gli alberi sono stupendi, cavolo, veramente realistici. Ok, quindi noi siamo venuti qui, abbiamo trovato un'altra storiella sulla strega e stavamo salendo. Io volevo vedere se questa zona si va a ricollegare alla parte superiore della casa di Ethan. Penso proprio di sì. Infatti la casa è di lì, noi ci siamo già ricollegati. Oddio, qua sopra c'è un altro luogo. Poi dobbiamo ricordarci che c'è quella strada là a basso, che non dobbiamo lasciare indietro. Eccole le note che dico io. Fine. C'è solo quelle, ci sono quel paio, due o tre secondi in questa host che mi richiamano troppo il santuario del fuoco. Oddio, cos'è, una chiesa? Oh Madonna Santa Maria Salvador, brutto posto. Ah, cimitero, è un cazzo di cimitero, signori. È un fottuto cimitero. È Gesù. Dov'è Gesù? Gesù senza mani.
Allora, luogo tranquillo, stanno tutti morti qua. Va bene. Qui si ricollega. Sì, là c'è la capannina della strega, diciamo così. Quindi diciamo che questa zona poi è chiusa. Che cazzo. C'è una cripta. Faccio bene a entrare qua. Ragazzi, non si vede niente. Ispezione. Ah! Dobbiamo trovare un corvo. Vedete? Ci sono due corvetti che si devono baciare, in poche parole. E qua c'è pieno di corvi, non si vede un cazzo. Sì, sì, ok, ho capito che ci sarà il corvo. Vado a continuare due. Fammelo tirare, ancora voglio vedere il movimento. Sì, sì, sì. Ci vuole un altro corvetto lì che bacia l'altro. Malta, cazzuola, mucchio di mattoni. Lavoro abbandonato o interrotto? Vandergriff. Questa è la camera mortuaria, la cappella, diciamo così, mortuaria di del proprietario di quella casa. La Madonna, che scena questa. Guarda che scena, è un quadro. È un quadro. Stavano murando questa roba, sicuramente. Poi sono stati interrotti, non lo so. Sì, sì, sì. Volevano murare la cappella di quello lì perché sarà stato un mezzo satanista veramente, faccia delle cose strane. Pennello secchio, carcasse di corvi. Sangue come rituale. A cui rispondere. Continuiamo a esaminare. Fiammiferi spenti, latta di olio, olio versato, macchia rotonda, lampada d'olio. È ancora tutto molto vago al momento. L'unica cosa che mi viene da pensare è quella lì, che qualcuno stesse cercando di murare quella cazzo di tomba, per paura che ne uscisse qualcosa di spaventoso, o che volesse chiuderci dentro qualcuno, non lo so. I casi sono due: quando chiudi una zona, o non vuoi che nessuno, o vuoi che nessuno ci entri, o vuoi che nessuno ne esca. C'è poco da girarci intorno. Entriamo nella chiesa. Brutto. Che fica però. Però non si vede un cazzo, ragazzi. Non si vede un cazzo. Guardiamoci bene intorno. Forse qua c'è qualcosa. Sì. Di là non si vede niente. Qua cos'è? Una lampada. Ok, l'abbiamo presa, quindi servirà in qualche altro luogo. C'è una piantina che si compenetrava. Il campanile è irraggiungibile. Sono quasi felice di questo. Questi effetti di luce sono fichissimi. Ah, il sole ti spacca gli occhi come succederebbe veramente nella verità, uscendo da un luogo così scuro. Bello. Bello, bello, sì.
Dio mio, starei qua la vita a farmi questi scorci, queste immagini. Incredibile. Comunque, lampada a olio, io penso che possa essere posizionata qui. Ripara. Cazzo è stato. Ok. La lampada è al suo posto. Ciò non toglie che... qui abbiamo bisogno di trovare altre cose, ma può essere che, a meno che non ci sia scappato qualcosa nella chiesa, ma non credo, perché non è una zona abbastanza semplice da esplorare. Forse noi potremmo trovare altri oggetti o altri indizi giù per quella stradina che abbiamo saltato. Do un altro occhio qui al cimitero, perché non vorrei ci fosse il corvo. Potrebbe essere. Non lo so. Sarei tentato di andare... di tornare giù e andare ad esplorare quell'altra via, solo che, come ci ha insegnato questo titolo, i casi da risolvere di solito raggruppano tutti gli indizi, tutte le possibilità in una zona non troppo vasta. Infatti abbiamo trovato la lampada qui. Io non vorrei che andando di là si proseguisse per poi saltare di netto questo, diciamo, caso. Ispeziona. Questo non, vedete, questo non l'abbiamo neanche visto. Stella Beniana. Brutta roba. Croce Nerone, piede della strega, sacrificio a Klepot. Sigillo. Volevano proprio sigillare questa roba. Murarla. No ragazzi, allora se loro, chiunque abbia fatto queste robe, stesse cercando di chiudere l'entrata e quindi magari aveva anche quel corvaccio che ci serve a noi, impossibile l'abbia portato lontano, deve essere da qualche parte qui. Se non ha avuto neanche il tempo di finire il lavoro che stava facendo. A meno che non sia scappato con il corvo, l'abbia portato in quella zona là. Qua non si vede un tubo, ragazzi. Cioè non vedo neanch'io proprio, è fatto proprio apposta. Abbiamo bisogno di sto corvo. Si carica, secondo me. Cos'è questa? Secondo me, visto il buio, il corvo, il movimento che fa, va indietro, poi pam, parte in avanti, scatta in avanti veloce. Sarà tipo un materiale metallico, che cazzo ne so. E magari l'altro corvo serve per fare una specie di innesco e accenderà il liquido lì. Sicuramente. Per dare luce a quella cazzo di tomba, che non appena lo faremo succederà un disastro, immagino. Il discorso è che qua, ragazzi, c'è un'altra via. Noi siamo arrivati da questa, ma qui si prosegue, Andiamo a dare un occhio. Perché lì mi sono girato un po' per i cavoli miei, intorno alla chiesa, intorno al cimitero, ma penso di aver visto e trovato tutto. Almeno così ho pensato.
Questa strada dove ci porta? Dove ci porta? Ci porta in questo bel boschetto. Però queste zone non servono a un tubo, strano ma vero. Servono forse solo a farci perdere un po' la concentrazione dai luoghi dove dovremmo andare veramente. Non lo so. Hanno tagliato degli alberi. Sembra voler essere solo un punto di unione tra varie zone. Proviamo a proseguire. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk downstairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Hanno perso il senno, diciamo così. O lo stanno perdendo pian piano. Citazioni. Qua dove cazzo stiamo andando? No, ci stiamo allontanando troppo. A meno che non possa riunirsi a quell'altra strada bassa. Ma in ogni caso è troppo, troppo lontano. Non credo potremmo trovare qui le risposte per quel caso. Comunque qui ci riuniamo alla strada, sì. Scommetto di sì. And pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Ricordi senza dimora. Che bello. Signore, stavo tornando indietro per capire se effettivamente la strada in cui eravamo arrivati fosse quella che vedevamo dalla casa di Ethan, ed è lei, immagino, perché lì c'è la diga, quindi sì. Tornando indietro, ho visto questi fantastici passaggi, tunnel molto belli, ed è partito il nostro Prospero a dire le sue amenità. Quindi, signori, tutto ci riporta a proseguire per questa via. Poi magari dovremmo tornare indietro alla chiesa. Sempre queste torri. Di solito sono le casette, centraline elettriche, diciamo così. C'erano anche nel mio paese. Adesso ne hanno lasciata una come, diciamo, non come ricordo, come patrimonio storico. No bueno, no bueno, no bueno. Porca troia, cazzo, ci sono delle miniere. Qua è chiuso, raga. È una zona a cui non possiamo accedere. La soluzione deve essere là al cimitero, allora. Perché qui che cosa c'è? Cosa?
Ah merda, di qui entriamo in una zona nuova. No, 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 no. A meno che io non debba farlo. Il discorso è se io voglio farlo. Allora, prima diamo un occhio qui. E capiamo dove ci porta. Questa sembra la strada, esatto, questa si riunisce, signori. Quindi, là dalla chiesa non abbiamo avuto altri riscontri per proseguire, in quanto ci manca quel cazzo di corvo e ci manca qualcos'altro sicuramente. A sto punto proviamo a entrare qui. Ah, neanche troppo pulito, non hai neanche una torcetta, non hai nulla tu. L'investigatore è molto sicuro di se stesso. Nessuna arma, neanche una sigarettina, niente. Vabbè, ti sei portato solo una valanga di lag con te. Bravo. Ah, ok, siamo dall'altra parte del cancello, giustamente. Vediamo se è possibile aprirlo dall'interno. Ma nemmeno per sogno, signori. Miniere. Cominciamo con... Oddio. Ma vuoi che questi... No, questo ci manda giù. Pensavo si ricollegasse, sapete, con quello che abbiamo visto là dalla casa di Ethan, che però sembrava non più agibile, a dire la verità. Ok, un attimo, vediamo se mi è scappata qualche strada qui, perché avevo visto, no, è tutto chiuso, quindi sembrano milioni di strade, ma alla fine adesso vado a perdermi in maniera da vedere se la ritrovo subito. Sembrano milioni di strade, ma alla fine cancello, entri, vai giù e ascensore. Non ci sono 800 possibilità. Dobbiamo scendere, signore. Oddio. Oh mio Dio. Scenderemo nel prossimo appuntamento, naturalmente. Cazzo, non si vede in fondo. Signori, grazie per le visual, come al solito se potete condividete i video e commentate. Noi ci ritroviamo sempre sul canale con The Vanishing of Ethan Carter, e alla prossima, ciao a tutti.